Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci da parte della SEVS, Università Slovena, questa mattina ha fatto il suo arrivo a Pescara l'ex presidente della Slovacchia, Rudolf Schuster. Il servizio. È atterrato all'aeroporto di Pescara poco prima delle 11 di questa mattina. Rudolf Schuster, ex presidente della Slovacchia, arriva nel giorno dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci. I think it's better to have a university. Molto importante avere un'università non localizzata a Roma o a Bratislava o a Praga, in città importanti come queste, ma averla in una location fuori dai centri storici, in modo tale da localizzarla ovunque, ed è il motivo anche per cui hanno localizzato la loro università a Skalice in Slovacchia proprio. Qual è la sua ambizione per questa università da questo momento in poi? I think the cooperation in Central Europe. È quella di collaborare a livello internazionale, quella di portare appunto le università anche a livello senza confini. Bisogna portare le tecnologie più moderne e lavorare assolutamente senza confini. Idee chiare, l'ambizione di puntare alla cooperazione europea. L'Abruzzo diventa regione strategica, lontana dalle logiche delle grandi città. Un progetto che nacque molti anni fa e di cui parlò per la prima volta con l'ex presidente Ciampi. Si ricorda di quando il presidente Ciampi era presidente della Repubblica Italiana nel momento in cui era presidente della Repubblica Slovacca, e durante una visita presso la sua casa in Košice avevano discusso di questa possibilità di cooperazione, e il momento è arrivato, il momento in cui iniziare questa cooperazione internazionale e trasportare l'Italia all'estero è arrivato. La visita sarà all'insegna del lavoro e della programmazione. Da oggi l'attenzione sarà rivolta alla crescita e allo sviluppo. No, I think when there will be time. Assolutamente in questi giorni non ci sarà l'occasione, ma appena avrà modo molto volentieri visiterà tutte le città più interessanti dell'Abruzzo, e adesso in questo momento bisogna avere una chiara visione e iniziare a concretizzare il tutto. Rapina a mano armata questa mattina nell'ufficio postale di Villa Romagnoli di Mozzagrogna in provincia di Chieti. Due banditi, uno armato di pistola, l'altro di coltello, hanno fatto irruzione nell'ufficio e hanno minacciato l'impiegata facendosi consegnare i soldi contenuti nelle casse, circa 2.000 euro, ma senza aprire la cassaforte. I carabinieri di Ortona stanno investigando sul colpo e sono stati dislocati posti di blocco lungo tutta la rete viaria frentana. È fissato per domani l'incontro tra il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e i vertici di Alitalia per affrontare la questione del taglio dei collegamenti con la capitale. Intanto da ieri la compagnia di volo ha sostituito il collegamento aereo con quello via terra utilizzando i pullman. Una situazione questa che preoccupa l'associazione Mi Piace, che già da tempo denuncia le problematiche dell'aeroporto. Si torna a parlare dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, ma soprattutto in questo caso di Alitalia, perché va avanti la storia di quella che può essere un pericolo anche per i collegamenti. La novità qual è? Da ieri Alitalia ha sostituito gli Airbus con gli autobus, quindi si va dall'aeroporto di Pescara verso Fiumicino non più con gli aerei ma con gli autobus messi a disposizione da Alitalia, che tra l'altro va in concorrenza alle aziende locali che quotidianamente collegano Pescara con Ciampino e con Fiumicino. Era stato annunciato un incontro del governatore D'Alfonso proprio con Alitalia e avevano detto che questa è una situazione che in qualche modo si era verificata anche in altri aeroporti come quello dell'Umbria. In questo caso ci sono ancora delle possibilità secondo voi? Domani il governatore D'Alfonso andrà a Roma, incontrerà i vertici Alitalia, ma oramai è tardi, i buoi sono fuggiti e andrà a chiudere la stalla dopo la fuga dei buoi. Quali possono essere le conseguenze su Pescara? Ma l'aeroporto è in caduta libera, e Ryanair difficilmente tornerà, il governatore ha passato la palla nelle mani del ministro Delrio, è difficile secondo me modificare il decreto legge 145 che regolamenta la gestione degli aeroporti minori. Il Consiglio regionale è stato rinviato a data da destinarsi sia nella seduta ordinaria sia in quella straordinaria. I lavori, oggi previsti con inizio alle 16.30 per permettere al Presidente della Giunta e Commissario alla Sanità Luciano D'Alfonso e all'Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci di rientrare da Roma, dove hanno partecipato al tavolo sul rientro dal deficit, non sono mai cominciati. In quella straordinaria sui trasporti si è sottolineata l'assenza di D'Alfonso, che alla delega
delega. Poi si è rilevata la mancanza del numero legale. In riferimento alla seduta ordinaria è stato spiegato il fatto che numerosi provvedimenti da inserire all'ordine del giorno non sono stati licenziati nelle commissioni, complice la non compattezza della maggioranza di centrosinistra. A questo punto si rischia un lungo rinvio, molto probabilmente a dopo il 10 maggio. Andiamo avanti, le associazioni del trasporto abruzzese chiedono alla Regione il sostegno per proiettare l'Abruzzo, i cittadini e le imprese nel mercato globale. Confartigianato Trasporti, Assotir, Fiat Fai, Fita CNA, Casa Artigiani e Anita Abruzzo si uniscono e presentano proposte per il settore del trasporto abruzzese, visto il calo della produzione e la conseguente riduzione delle merci trasportate. Vanno fatte delle scelte, andavano fatte delle scelte, noi siamo un po' in ritardo, diciamo, a livello regionale rispetto ad altre regioni, non tanto per le strutture perché ne abbiamo tante, ma siamo in ritardo per una politica integrata della logistica e del trasporto a livello locale. Nel tempo si è capito che le imprese di produzione vanno dove ci sono dei sistemi logistici e trasportistici che permettono il movimento rapido delle merci, perciò dei risparmi sul prodotto finale. E pensare che l'Abruzzo non utilizzi le proprie strutture per dare questa possibilità a nuovi insediamenti industriali, perciò produttivi, è pazzesco, perché noi abbiamo perso circa, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 46% della produzione. Siamo la regione che ha perso più trasporti, più noli di trasporti in Italia, preceduti solo dall'Umbria. Siccome il tessuto industriale, perché noi trasportiamo quello che gli altri producono, il tessuto industriale purtroppo sta scemando sempre di più, automaticamente non abbiamo più merce da trasportare e vediamo nella logistica e nella portualità uno strumento per poter incrementare i volumi delle merci da trasportare. Ovviamente noi auspichiamo che i porti abruzzesi siano inseriti nell'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, ma anche in ultima analisi anche ad Ancona non ci interessa più di tanto per come adesso è strutturata la governance dell'autorità di sistema portuale, per cui chiediamo e vorremmo essere più incisivi e quindi più ascoltati dalla politica e dalle istituzioni abruzzesi in maniera tale che tutto il territorio e quindi le imprese vengano inserite in un discorso globale. Prosegue la protesta dei lavoratori ex PAP impegnati nel servizio di distribuzione pasti dell'azienda sanitaria Teramana, ad oggi senza lavoro e con grandi dubbi sul futuro. Una questione che il manager della ASL invece vede con chiarezza. Continuano a protestare i 46 lavoratori, ormai ex dipendenti della PAP. Questa mattina la protesta si è spostata all'ingresso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove i lavoratori, con il supporto dei sindacati, hanno distribuito volantini ai cittadini. Abbiamo deciso non a caso di farlo presso i presidi ospedalieri perché la ASL ha, a nostro avviso, delle responsabilità ben precise che vengono da lontano, dal 2014, l'abbiamo detto tante volte e con forza lo vogliamo ribadire anche oggi, perché soprattutto alla luce di come si sta svolgendo questo servizio in queste settimane riteniamo che ci siano le condizioni per continuare a garantire un futuro anche alle persone attualmente rimaste a casa. Perché ci sono delle carenze? Non solo a nostro avviso ci sono delle carenze, ma c'è un utilizzo del personale alquanto improprio. Una vicenda che il manager della ASL, Roberto Fagnano, vede invece con chiarezza. È vero che in passato i lavoratori sono stati riassorbiti dalla ASL, ma essendo stato riappaltato l'intero servizio, su sollecitazione anche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'azienda sanitaria ha un importante risparmio annuo. Il servizio oggi viene svolto per 1.050.000 euro all'anno in meno rispetto allo scorso anno, con i quali l'azienda può raggiungere un equilibrio economico, sostenere i maggiori costi dei farmaci per l'epatite C, degli farmaci antitumorali e tutti i maggiori costi che si sono rilevati su questi argomenti durante il corso dell'anno 2015. Ora, è del tutto evidente che non è possibile che si chieda all'azienda sanitaria di rivedere questa procedura d'appalto. È inimmaginabile. Questa è una procedura regolare che si è svolta sotto gli occhi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, peraltro anche eventuali clausole sociali che non si aprono nel caso simile. È difficile che possano essere invocate qualora il prezzo non è determinato liberamente dall'azienda, ma da un soggetto eteronomo rispetto all'azienda.
Per i lavoratori noi non possiamo prendere un impegno diretto, certamente si potrà suggerire per il futuro quelle che saranno, diciamo, nuove attività dell'azienda. Parliamo per esempio dell'assistenza domiciliare, parliamo per esempio dell'apertura di uno o due RSA, la prima probabilmente quella di Giulianova, che potranno in qualche modo riassorbire questa tipologia di lavoro. E l'avvocato Fabrizio Di Carlo, il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, questa mattina la cerimonia di insediamento. È Fabrizio Di Carlo, il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, al fianco dei cittadini e per i cittadini che potranno ricorrervi per le questioni di accesso ai servizi o accedere a informazioni che la pubblica amministrazione si rifiuta di fornire. L'incarico di Di Carlo durerà 5 anni e subentra all'uscente Sisti. Primo obiettivo, proseguire il lavoro svolto finora e potenziare l'attività degli uffici. Ma innanzitutto prendere atto di quello che è lo stato dell'ufficio, che so che è un ufficio che ha molto lavorato e ben lavorato in questi anni, e poi cercare di valorizzarne la funzione e di ampliarne quello che è il ruolo in quello che mi sembra un atteggiamento doveroso da portare avanti, perché questa è un'autorità importante. Credo che possa diventare ancora più importante nel corso degli anni. Penso che ci sia molto da lavorare e occorre incominciare a farlo presto. Come si può migliorare appunto questo ufficio a cui il cittadino si può rivolgere? Innanzitutto la cosa credo fondamentale sia quello di continuare a fare quello che già faceva, ha fatto lodevolmente il difensore civico uscente, cioè continuare a diffonderne la notizia dell'esistenza e l'uso, le facilità, le possibilità di accesso, che è un accesso tutto sommato semplice a costo sostanzialmente zero. E poi forse vi sono anche altri modi, ma queste sono questioni sulle quali occorrerà riflettere, per valorizzare quella che è una funzione di tutela e di garanzia dei diritti dei cittadini, dei diritti e degli interessi soggettivi dei cittadini. Quindi continuare, diffonderne l'uso e le istruzioni per l'uso, diciamo così. Prosegue il silenzio del primo cittadino Maurizio Brucchi sulla crisi nel comune di Teramo e oggi abbiamo ascoltato il punto di vista di un altro esponente delle opposizioni, ovvero il consigliere Gianluca Pomante. Qui a Teramo la pausa di riflessione del primo cittadino Maurizio Brucchi continua. Crisi in maggioranza con l'uscita nei giorni scorsi del ormai ex assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Cosa ne pensa l'opposizione, che ad oggi ancora non c'è una risposta? Ma è grave, data la situazione economica e finanziaria della città, credo che sia inutile ormai continuare a fare questo balletto di poltrone, anche abbastanza deludente tutto sommato. Consiglieri che escono e rientrano in maggioranza, altri che sostengono di essere fuori dalla maggioranza ma continuano a fare da stampella comunque ad una maggioranza che non esiste più. A me sembra davvero il falò delle vanità ormai, sono tutti attaccati alle poltrone, tutti pressano per avere una poltrona, ma nessuno si preoccupa del fatto che l'anticipazione di cassa è arrivata a 15 milioni di euro, che c'è una morosità latente che sta rischiando seriamente di incrinare il bilancio, di mettere a repentaglio il bilancio, e soprattutto, come ha affermato l'assessore Guardiani, c'è un problema concreto con le attività produttive che continuano a chiudere, continuano a fallire e svalutano i crediti che il Comune dovrebbe esigere. C'è da dire che io gli ho proposto con un comunicato stampa dato questa mattina ai giornali di creare una task force di 5 assessori, quanti sono i settori dell'ente, per cercare di provvedere all'emergenza, per cercare di rimettere a posto la città, anche eventualmente dichiarando lo stato di predissesto o di dissesto. Questo ci consentirebbe di avere fondi freschi dallo Stato e soprattutto di cercare di muovere l'economia. Se non riparte l'economia, Teramo è perduta e ormai è sotto gli occhi di tutti. Emessa dal Comune dell'Aquila una circolare tesa a semplificare la vita dei subappaltatori impegnati nella ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Semplificare la vita dei piccoli artigiani impegnati nei subappalti della ricostruzione post-sisma. A questo punta la circolare emessa dal Comune dell'Aquila, che punta ad eliminare la certificazione SOA per i subappaltatori. Rimane invece il limite del 30% dei subappalti,
per le categorie prevalenti previsto dalle norme nazionali. Ma ne avevamo fatto un'altra sui subappalti appena dopo l'uscita della nuova legge, dell'articolo 11 della 125, dove diceva delle cose che venivano dalla legge e mutuava insomma alcune procedure di carattere più pubblico per aiutare il processo di ricostruzione e soprattutto mettere in guardia gli operatori da quello che poteva rivelarsi se non avessero seguito la legge. Questa ulteriore circolare del dirigente che l'ha firmata, io credo che dia un aiuto in più, nel senso che chiarisce che le imprese subappaltatrici non abbiano bisogno dell'iscrizione a SOA, mentre una prima definizione diceva che tutte le imprese subappaltatrici dovevano avere la SOA. Chi riguarda questo? Ovviamente che riguarda i piccoli, cioè riguarda quei subappalti che stanno intorno ai 150.000 euro o fino alla prima iscrizione SOA. In genere chi opera con SOA, chi opera nella contrattualistica pubblica, l'iscrizione ce l'ha e quindi questa gli può riguardare un po' meno perché sono già dotate, perché partecipa a appalti pubblici. Ma il nostro comparto artigianale spesso non ce l'ha, le nostre piccole imprese artigiane che si stanno facendo spazio adesso nel panorama delle imprese nazionali, dobbiamo preoccuparci di quello che sarà dopo il terremoto, quindi questa professionalizzazione aiuta loro, aiuta noi, aiuterà il sistema perché permetterà poi di lavorare anche fuori l'Aquila una volta che la ricostruzione avrà finito i suoi effetti tra qualche anno. Ecco, loro potranno continuare a operare e nel frattempo questi contratti che faranno oggi aiuteranno ad ottenere anche una crescita dell'iscrizione SOA, sempre che nel panorama nazionale resistano queste società di attestazione pubblica. Se poi cambierà il panorama nazionale, pazienza, ma loro si saranno comunque professionalizzate e comunque sarà un'economia che si ridistribuisce sul posto. Un convegno dedicato ai giovani e agli imprenditori, White Information, organizzato dai giovani di Confindustria, quest'anno ha scelto di focalizzare la sua attenzione sul tema dell'inserimento lavorativo dei ragazzi e sull'alternanza scuola-lavoro. Un incontro dedicato all'alternanza scuola-lavoro, ci sono i giovani imprenditori, ci sono degli incontri one to one, qual è l'obiettivo fondamentale? Cercare di ridurre sempre di più le distanze che ci sono ancora oggi tra due mondi che sono la scuola e l'impresa, proprio per cercare di far comprendere ad ambedue le realtà, quelli che sono i linguaggi e le necessità che provengono dal mondo scolastico e dal mondo imprenditoriale, e in questo i giovani imprenditori svolgono un ruolo di ponte, di catalizzatore, proprio per cercare di facilitare il contatto fra questi due mondi. Quali sono i protagonisti di questa giornata? Da un lato si parla di studenti, dall'altro di imprenditori. Rappresentanze di imprenditori e alunni possano trovare delle sinergie tra di loro, sviluppando anche dei progetti in co-working che poi saranno anche premiati al termine di questa manifestazione con il premio Bruno Ballone, che è un premio che noi come giovani imprenditori oramai abbiamo portato avanti, questa è la terza edizione. Quale vuole essere l'ambizione quando si mette un giovane davanti a un'impresa? Creare un investimento a lungo termine, avere la possibilità di in qualche modo influenzare il percorso formativo di un ragazzo e soprattutto avvicinarlo a quello che è il mondo industriale del proprio territorio. Da domani al 26 di aprile al via il tour per promuovere borghi e tipicità del Teramano in Olanda e in Belgio. Si svolgerà dal 20 al 26 aprile un tour per promuovere il territorio teramano sul mercato turistico olandese e belga, puntando su natura, cultura, enogastronomia e lifestyle. Io da 6 anni vivo qui a Teramo e mi piace molto questa terra e ho pensato facciamolo conoscere meglio ai olandesi e ai belgi. E così è nata questa idea di proporre quello che conosco io qui, di farlo conoscere anche a loro attraverso percorsi nella natura, nei borghi, durante le cene, le pranze di enogastronomia così importante in questa terra. Il tour come si svilupperà? Ci vengono domani notte una editrice, un fotografo e una giornalista olandese che girano un percorso stabilito da me. E ogni tanto l'accompagno, ogni tanto vanno da soli perché parlano pure l'italiano. E il loro mestiere è di girare tutto il mondo, di far conoscere, di far vedere agli olandesi insomma, posti belli in tutto il mondo, e questa volta l'Abruzzo. Un'iniziativa promossa
promossa dall'Associazione Culturale Teramo Nostra con il supporto del Consorzio BIM e l'organizzazione dell'AIA. Abbiamo cercato di unire cultura e gastronomia e bellezze naturali e quindi è una sinergia che si fa poco e si dovrebbe fare molto di più. Per quanto riguarda il programma, quali saranno gli ospiti? Gli ospiti sono la direttrice di una rivista olandese, c'è anche un sito, un blog che ogni giorno viene visitato da più di 4.000 visitatori, quindi è un'opportunità che noi non ci siamo voluti lasciare sfuggire perché è necessario veramente che si faccia. Solo se facciamo sinergia tra tutte le forze si può uscire da questa crisi, questa anche in prospettiva futura soprattutto. La mostra del fiore giunge alla sua 40ª edizione, crescono le presenze da parte degli espositori e cresce anche il numero dei visitatori. L'ambizione ora è quella di diventare un appuntamento di carattere nazionale. 40 edizioni sono una conferma, una garanzia. L'ambizione è quella di diventare di carattere nazionale, il porto turistico diventa il fulcro della mostra del fiore, più di 150 espositori, tutta la regione coinvolta. La Camera di Commercio credo si sia espressa al massimo, noi oggi di fatto siamo diventati con la mostra del fiore un incubatore di 17 regioni, di, come dicevo, di 214 espositori, una manifestazione che è cresciuta in modo importante, ormai tutto il porto turistico. È una sintesi tra fiore, mare, barche, per cui diciamo stiamo esprimendo la nostra massima potenzialità. Per fare l'ulteriore salto di qualità occorre un massiccio intervento, importante intervento dell'istituzione regionale. 60.000 le presenze registrate lo scorso anno, quest'anno si punta ad aumentarle, ma l'ambizione è nazionale. Quest'anno si punta ad aumentarle per questa mostra che è grandissima, 220 aziende, la regione, i parchi e tutto ciò che è il contorno, ma ciò che è più importante è che dovrebbe essere il trampolino di lancio per il 2017 che vorremmo diventare nazionali. Apriamo ora la pagina dello sport. Stiamo vedendo i risultati del turno infrasettimanale di Serie B. È stata una serata assolutamente positiva per le compagini abruzzesi. Una serata che vi abbiamo proposto anche in diretta nel corso della nostra trasmissione. Possiamo dunque andare con i risultati della giornata numero 37. Ascoli-Bari 0-1, Avellino-Trapani 1-3, Brescia-Entella 2-0, Cesena-Crotone 2-1 giocata ieri sera, Como-Cagliari 1-1, Livorno-Latina 1-0, Modena-Perugia 3-0, Salernitana-Vicenza 0-0, Spezia-Pescara 0-1, Ternana-Provercelli 2-2, Virtus-Lanciano-Novara 2-1. Classifica, in testa sempre il Crotone, 74 punti, il Cagliari questa sera non ha approfittato della possibilità di agganciare la squadra di Juric, dunque resta al secondo posto, 72, poi Bari terzo a 63, Trapani quarto, 62, Pescara quinto, 61 punti, poi Cesena e Spezia 58, Novara ed Entella 57, Brescia 54, Perugia 51, Ternana 45, Avellino 44, Lanciano 43, Vicenza e Ascoli 42 punti, Provercelli 41, Latina in zona playout a quota 40, Modena 39, poi la zona retrocessione Salernitana 37, Livorno 36, Como 29 punti. Ora spazio agli highlights, partiamo dalla gara dell'Alberto Picco di La Spezia con la vittoria fondamentale per il Pescara, era uno scontro o playoff e il Pescara con questa vittoria ha anche portato il confronto diretto dalla sua parte dopo il 2-2 dell'andata. La novità è Pierluigi Cappelluzzo, centravanti al fianco di La Padula, Cappelluzzo ha bruciato la concorrenza di Mitrizza e Verde, Verde in particolare sembrava il favorito per giocare nel tridente, al centrocampo c'è Bruno al posto dello squalificato. Memusciai conferma per la difesa con Vitturini, con Mandragora, Fornasier e Zampano, prestazione inappuntabile della linea difensiva come anche inappuntabile Fiorillo tra i pali. Nello Spezia il tridente è composto da Piccolo, Lex, Calaiò e Catellani, a centrocampo c'è Errasti al posto dello squalificato Juande, mentre Valentini prende il posto di Postigo. Questi è Mimmo Di Carlo, andiamo dunque con le fasi salienti, c'è questo colpo di testa mancato da Calaiò, poi la risposta del Pescara con questo tentativo in rovesciata ormai dello specialista La Padula, specialista in giocate acrobatiche, e qui il suo pallone termina di un soffio sopra la traversa. Ancora il Pescara con questo pallone agganciato
e la conclusione sempre di La Padula con il destro che non è il suo piede, gran parata di Cicizzola, e poi come fatto con Gomis contro il Cesena, i complimenti al portiere avversario. Ancora Pescara, cross di Verre, un tiro cross che si trasforma in una parabola diabolica per Cicizzola che viene salvato dalla traversa. Ancora il Pescara che gioca bene, molto viva la squadra di Oddo, la conclusione di Cappelluzzo e la parata in due tempi di Cicizzola. Poi lo Spezia che torna a farsi vedere con questa punizione di Emanuele Calaiò, la palla che termina non distante dai pali della porta difesa da Fiorillo. Poi Sciaudone, il suo assist per Piccolo che prova a piazzarla, ma Fiorillo è attento e blocca. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo e si sblocca la partita. Verre allarga per Zampano, crossa a rientrare La Padula che vince il duello di forza con Terzi e con questo colpo di testa batte Cicizzola. Timide proteste dei giocatori spezzini, il gol però è convalidato ed è il gol numero 23 per il bomber del Pescara, il capocannoniere del campionato. Rivediamo il colpo di testa di Gianluca La Padula e qui le proteste di Mimmo Di Carlo nei confronti della decisione del qui inquadrato Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Siamo nella ripresa, ci prova subito Pulzetti, il cui tiro però è lontano dalla porta di Fiorillo, ma lo Spezia spinge, aumenta la pressione, anche se qui c'è un tiro interlocutorio di Sciaudone. Ancora lo Spezia con la conclusione dalla distanza, tuttavia bloccata in due tempi, conclusione di Catellani bloccata da Fiorillo, poi pericolo con questo colpo di testa di Calaiò su un cross che arrivava dalla sinistra di Francesco Migliore, la girata di testa di Calaiò al lato. Ancora lo Spezia, Pescara che si tira indietro, soffre ma il giusto, la sponda di Calaiò e la conclusione di Piatto, molto pericolosa da parte di Sciaudone, respinta da Fiorillo. Ancora lo Spezia con il tiro a lato di Mario Scitum che era stato inserito poco prima al posto di Andrea Catellani. Insiste la squadra di Di Carlo, un'altra conclusione da fuori area ma comunque non irresistibile di Scitum. Poi qui La Padula va a prendere un calcio di punizione nel finale, ci sono le proteste ancora di Di Carlo che viene allontanato da Di Paolo. Poco prima il direttore di gara aveva allontanato dalla panchina del Pescara anche il presidente Sebastiani. Chiusura con il brivido, va a terra Calaiò nel contrasto con La Padula, secondo il direttore di gara ha simulato Calaiò e non fischia nulla, secondo lo Spezia era calcio di rigore, ma festeggia il Pescara che poi va a salutare la curva vuota, un omaggio diciamo così a quei tifosi del Pescara che non hanno potuto seguire la squadra in trasferta per via del divieto emesso dal prefetto di La Spezia solo il giorno prima della partita. Scendiamo nella mix zone del Picco e andiamo ad ascoltare i due allenatori, Oddo e Di Carlo. Nel secondo tempo abbiamo subito il ritorno dello Spezia, abbiamo subito un po' la stanchezza, però ci siamo difesi molto molto bene, questo è motivo di soddisfazione perché vuol dire che questa squadra sta crescendo. Abbiamo avuto un leggero calo fisico ma dovuto anche all'aspetto mentale, nel senso stai vincendo a Spezia 1-0, quindi è normale che il pallino del gioco passi a loro e non avevamo più la capacità di gestire bene il pallone, ma in tutto questo ho visto una squadra messa super bene in campo, abbiamo lavorato tanto in questi giorni, in queste settimane sui finali di partita concitati dove ti devi difendere e i ragazzi lo stanno apprendendo molto bene. Cosa significa venire in casa della squadra che fa più punti nel girone di ritorno senza 8, 9, 10 titolari, ormai abbiamo perso il conto, giocare questa prova di grande personalità? Significa che la squadra c'è, che la squadra risponde bene, che si applica, è un gruppo eccezionale che segue in tutto e per tutto e questo è sinonimo del fatto che questa è una squadra che applica alla perfezione tutto quello che gli viene detto. Sempre gli episodi decidono le partite, oggi ancora di più che era uno scontro diretto, secondo me non bisognava dare quelle ripartenze che abbiamo dato perché comunque loro sono bravi in quella situazione lì. Mi ha preso secondo me un gol che mancavano 2 minuti alla fine che se lo facciamo noi ci fischia contro perché è un mezzo fallo su Terzi assolutamente, però l'arbitro ha deciso di non fischiare e poi la gestione dei cartellini in alcuni momenti poteva essere migliore perché La Padula andava ammonito dopo 3 falli, non dopo 6 falli.
Fondamentale vittoria anche per la Virtus Lanciano in chiave salvezza, in attesa anche dell'esito del verdetto del Tribunale federale circa un'eventuale penalizzazione. Andiamo con le immagini allo stadio Guido Biondi. Era la sfida nella sfida tra Maragliulo e Baroni, due amici, l'ex capo allenatore contro il suo ex vice. Nella Virtus Lanciano c'è Salviato al posto di Rigione con i rientri di Aquilanti e Amenta, torna a centrocampo Bacinovic, gli lascia il campo Rocca che finisce in panchina perché viene confermato Vastola che viene riportato a centrocampo. Davanti sempre Marilungo, Ferrari e Di Francesco. Nel Novara confermato il forfè di Da Costa, il portiere Da Costa. In porta c'è Pacini, in lista tra i titolari anche gli altri due ex, Trust e Casarini. L'inizio della Virtus Lanciano è straordinario, squadra satanata e che passa in vantaggio dopo pochi minuti sul traversone dalla destra di Bacinovic. Svetta Guido Marilungo all'altezza del secondo palo e fa secco Pacini. Rivediamo il colpo di testa sotto porta di Marilungo, ma è una Virtus scatenata. Novara del tutto sorpreso dall'atteggiamento della squadra di Maragliulo. Qui va vicino al raddoppio Ferrari che manca di un soffio la zampata sotto porta. Ancora la Virtus che ci prova, colpo di testa di Salviato all'interno dell'area piccola e miracolo di Pacini che di riflesso respinge la conclusione di testa dell'ex difensore del Bari. Il raddoppio nell'area e arriva intorno al quarto d'ora, cross basso di Ferrari, ci prova Marilungo, la palla resta lì dopo la respinta di Pacini ed è Federico Di Francesco, l'ottavo gol in campionato, che segna la rete del 2-0. Rivediamo Marilungo, vince un rimpallo, viene fermato da Pacini, ma l'estremo nulla può sul tap-in a porta vuota di Francesco. Intorno alla mezz'ora però il Novara, che sembrava sulle ginocchia, riapre la partita. Verticalizzazione di Faragò per Andri Galabinov, il bulgaro fa secco Cragno ed è il gol del 2-1. Gran scatto di Galabinov, Amenta non riesce a contenerlo, l'unica sbavatura del difensore della Virtus, per il resto perfetto. Ancora scatenato Di Francesco, una grandissima partita soprattutto nel primo tempo, il suo tiro respinto da Pacini, poi un secondo tentativo di Federico Di Francesco e Pacini che riesce a bloccare. Si rivede il Novara con un sinistro alto di Pablo Gonzales, il capitano del Novara. Nella ripresa c'è Buzzegoli al posto di Bolzoni, questo è il cambio scelto da Marco Baroni. Eccolo qui il grande ex della serata. Il Novara spinge di più nella ripresa, ancora una conclusione potentissima di Galabinov, la respinta di Cragno, spinge il Novara, altro tentativo di Galabinov sotto porta, però alza la mira il bulgaro. Il Novara che si rivede ancora con il cross di Faragò, dalla parte opposta sbuca Gonzales, ma c'è il piedone di Cragno che dice no, palla in angolo, sugli sviluppi del quale si accende una mischia, zampata di Trust, ma Cragno è ancora provvidenziale. Altra parata, poi una mischia sotto porta, riesce a liberare alla fine Bacinovic. Le indicazioni dalla panchina di Baroni, il recupero è lunghissimo e qui c'è una incertezza tra Aquilanti e Cragno, non ne approfitta il neo entrato Corazza e qui siamo alla fine. Il triplice fischio dopo un finale in sofferenza, la Virtus Lanciano porta a casa 3 punti di una importanza capitale. Ecco qui la soddisfazione dei giocatori di casa che festeggiano questa vittoria molto molto importante, questo molto bello, l'abbraccio tra Primo Maragliulo e Marco Baroni, i due amici ma per una notte avversari. Scendiamo ora in Lega Pro e parliamo della lezione di tattica tenuta ieri dal tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini assieme all'allenatore della Berretti Biancorossa Rinaldo Cifaldi presso l'hotel Abruzzi di Teramo, un evento in concomitanza con il 50esimo anno di vita dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Ai 50 anni dell'Associazione Italiana Allenatori non poteva mancare la panchina d'oro della Lega Pro di quest'anno. Pronto per questa lezione di tattica? Ho fatto i complimenti proprio al settore tecnico quando ho preso la panchina d'oro per il lavoro che loro fanno durante tutto l'annata, per tanti anni, per la crescita degli allenatori in Italia, che
effettivamente parte proprio dal, diciamo, dalla sezione regionale fino ad arrivare lì a Coverciano. È un lavoro fatto con meticolosità, con serietà, quindi quando si può dare una mano per far crescere tutto, proprio gli allenatori che ci sono in giro per l'Italia. Un allenatore come dovrebbe rapportarsi sia rispetto alle problematiche economiche sia rispetto al gruppo di calciatori che allena tutti i giorni? Il ruolo dell'allenatore è un ruolo molto molto difficile, perché rientra in tutti i campi, vai a toccare tanti temi. Lavorare in campo è quello che ti dà più gratificazione, però poi invece intorno al personaggio allenatore ci gira intorno un mondo infinito di rapporti, di gestioni, di aspetti, di tanti svariati aspetti, dall'aspetto mentale, all'aspetto ambientale. Devi avere un quadro ben preciso di tutto quello che ti gira intorno, dai minimi particolari. Senti, salvezza, per tornare alle tematiche del campionato, con 3 giornate di anticipo, dovesse dare Vincenzo Vivarini un voto alla stagione di Vincenzo Vivarini, che voto gli darebbe? Un bel 6, me lo do, perché comunque c'è stato tanto tanto rammarico, tanti sogni che magari si erano fatti all'inizio, che però poi non si sono verificati. Però comunque dobbiamo, io personalmente l'ho detto anche ieri dopo la partita, dobbiamo essere contenti, perché comunque ne abbiamo passate tante quest'anno. Sempre per la Lega Pro, oggi ci sono state le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per una giornata all'esterno dell'Aquila Triarico e il trequartista del Rimini Mancino. I due dunque salteranno il match tra Rimini e l'Aquila di sabato prossimo ore 17. Ci sono anche le designazioni arbitrali. Rimini l'Aquila è stata affidata a Schirru della sezione di Nichelino, invece il match tra Pistoiese e Teramo, anche questo si giocherà come tutte le altre partite alle ore 17 di sabato. Questa partita sarà diretta da Catona di Reggio Calabria. È tutto per questa terza e ultima edizione del TG6. Domani il TG torna alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.